Mi chiamo Simona Stano, lavoro presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione, dell'Università di Torino. Al momento sono anche una visiting researcher presso la New York University per un progetto Marie Curie, che ho vinto con il mio dipartimento e che stiamo svolgendo in collaborazione con la New York University. Alla notte dei ricercatori parteciperò con alcuni colleghi del dipartimento, porterò delle attività e dei materiali informativi su questo progetto che si occupa proprio di comunicazione digitale mediante un approccio semiotico. Mi occupo infatti nello specifico di semiotica, quindi della scienza dei processi di significazione, e al momento mi sto concentrando su alcuni miti alimentari. E sul modo in cui le strategie comunicative online in qualche modo aiutino, concorrano alla diffusione di questi miti alimentari. Quindi con un approccio semiotico testuale e anche con un approccio un po' più ampio che quello della semiotica della cultura, che si occupa proprio delle dinamiche culturali e comunicative legate proprio a processi di questo tipo. Altri colleghi del dipartimento che hanno a loro volta vinto altri progetti europei si concentreranno sui propri progetti che hanno al fondo sempre un approccio fondamentalmente semiotico e quindi quello che faremo sarà proporre anche qualche attività di base per capire che cos'è la semiotica, domanda che ci sentiamo più volte porre dalle persone quando passano dal nostro stand e da molti anni che siamo presenti alla notte. Ci troverete al cortile del rettorato, vi aspettiamo e insomma non vediamo l'ora di giocare con un po' di semiotica insieme a voi.